Salvo il ragazzo investito sulle strisce la scorsa notte a Marina di Carrara, sembrava gravissimo. All'OPA tecnica innovativa per la prevenzione dell'ictus da fibrillazione atriale, un intervento con sola anestesia locale. Rischio incendi, la regione ha posticipato al 10 settembre il divieto di abbruciamento su tutto il territorio. Clima impazzito, a rimetterci le produzioni ortofrutticole, Confagricoltura stima danni sul 20% dei prodotti. Dal Ponte Morandi ai giudizi su una nuova amministrazione, dice la sua il deputato pentastellato Riccardo Ricciardi. Arriva Immersioni, la nuova mostra, progetto a quattro menti, aprirà le sue porte da domani al Carme di Carrara. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati all'ultimo appuntamento per questa settimana con l'informazione di Antenna 3. In apertura alla cronaca, i primi titoli scrivevano gravissimo, fortunatamente invece è fuori pericolo il giovane di 27 anni travolto sulle strisce la scorsa notte su Viale Colombo a Marina di Carrara. Ora sono in corso gli accertamenti per scoprire le dinamiche dell'incidente. Benedetta Del Padrone. Grave incidente questa notte a Marina di Carrara. Sembrava l'ennesima tragedia scritta sulla strada, ma questa volta la conclusione, fortunatamente, ha un lieto fine. Sembrava gravissimo il giovane carrarese di 27 anni investito la scorsa notte verso mezzanotte e mezza a Marina di Carrara, mentre attraversava le strisce pedonali su Viale Colombo. Una Renault guidata da un 41enne lo ha travolto al centro della strada, mentre stava procedendo in direzione Massa La Spezia. Un colpo che sembrava letale, il ragazzo è finito a terra ed ha battuto fortemente la testa sull'asfalto. Sul posto immediatamente sono intervenuti i soccorsi, due ambulanze, quella infermieristica della Partaccia e quella della pubblica assistenza di Carrara, che rendendosi conto della situazione hanno portato d'urgenza in codice rosso il ragazzo all'ospedale della Puane. Ma questa mattina arriva l'incredula buona notizia, il 27enne è fuori pericolo con un naso rotto. Subito dopo l'incidente ieri notte, oltre ai soccorsi d'emergenza, sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Municipale di Carrara per i rilievi del caso e per accertare le dinamiche e le responsabilità dell'accaduto, in quell'attraversamento pedonale centrale a Marina di Carrara, uno dei più utilizzati dai giovani di notte per dirigersi nei vari locali della movida carrarese. Nonostante si avvicini la fine della stagione estiva, non si fermano i controlli della Polizia di Stato nei luoghi maggiormente frequentati del capoluogo apuano. Grazie all'ausilio del reparto prevenzione crimine è stato possibile assicurare maggiore presenza e visibilità in località Partaccia in Piazza Betti, ma anche negli altri luoghi di abituale ritrovo. E proprio a Marina di Massa, due ragazzi trovati in possesso di modica quantità di stupefacente sono stati segnalati per uso personale con conseguente sequestro della sostanza del tipo hashish per un totale di 3,80 grammi. Non sono mancati poi controlli in via Ascoli, dove nonostante si siano notevolmente ridotte le richieste di intervento da inizio estate ad ora, rimane sempre alta l'attenzione degli operatori di volante per prevenire reati ed evitare azioni di disturbo per i residenti. Grazie all'ausilio dell'unità cinofila della Polizia di Stato sono stati effettuati controlli mirati nei pressi della ex colonia Motta. Le operazioni di pattugliamento hanno interessato anche il centro storico di Massa e la stazione ferroviaria. In totale, nel corso della settimana si è proceduto all'identificazione di oltre 300 persone e al controllo di circa 200 veicoli, grazie anche all'utilizzo del sistema Mercurio in dotazione al reparto Prevenzione Crimine di Firenze. Lo avete sentito dei titoli, tecnica innovativa per la prevenzione dell'ictus da fibrillazione all'OPA di Massa, un nuovo intervento messo a punto dal dottore Sergio Berti e dalla sua equipe minimamente invasivo e in anestesia locale. Sentiamo. All'OPA di Massa è stata messa a punto un'innovativa tecnica per la prevenzione dell'ictus da fibrillazione atriale. Dal direttore dell'unità operativa di cardiologia diagnostica ed interventistica della Fondazione Monastero di Massa di Pisa, il dottor Sergio Berti, e dalla sua equipe. La fibrillazione atriale è la principale fonte di coaguli di sangue, che possono entrare nel circolo sanguigno fino ad arrivare al cervello e provocare un ictus.
Il dottor Berti spiega che questo innovativo intervento permetterebbe di chiudere l'imbocco con un apposito ombrellino nell'auricola sinistra, evitando la fuoriuscita di coaguli, potenziali origini di emboli e quindi ictus. Era un intervento usualmente eseguito in anestesia generale, ma ora con questa innovativa tecnica sarà possibile utilizzare una sottile sonda ecografica di pochi millimetri, avanzata attraverso una vena fino al cuore, così da poter vedere il suo interno e guidare in modo preciso l'intervento. Il paziente così non avrà bisogno dell'anestesia generale. Molti pazienti sono dimessi dall'ospedale entro 24 ore dalla procedura e per loro non sarà più necessario assumere terapia anticoagulante per il resto della vita, ha specificato il dottor Berti, aggiungendo come questo intervento sia indicato soprattutto per i pazienti che non possono assumere farmaci specifici di questo tipo. Posticipato al 10 settembre il divieto di abbruciamento su tutto il territorio della Regione Toscana. La proroga si è resa necessaria a causa del mantenimento delle attuali condizioni a rischio. Ce ne parla Elisabetta Guenzi. È stato posticipato al 10 settembre il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali su tutto il territorio della Toscana. La normativa regionale aveva fissato la scadenza al 31 agosto, ma la proroga, fa sapere la Regione, si è resa necessaria a causa del mantenimento delle attuali condizioni di rischio previste, nonostante il passaggio di una perturbazione su gran parte della Regione nei primi giorni di settembre. La proroga del periodo a rischio, aggiunge la Regione, si lega anche alla necessità di fronteggiare il periodo finale di quest'estate, caratterizzato da un aumento del numero di incendi di superficie boscata percorsa dal fuoco. A giugno gli incendi sono stati appena 11 in tutta la Regione, con 3 ettari di superficie boscata bruciata, fa sapere la Regione. Nel mese di luglio gli eventi registrati sono stati 56, con una superficie interessata dalle fiamme contenuta in appena 16 ettari. Più altalenante invece l'andamento del mese di agosto. I primi 15 giorni hanno confermato i numeri contenuti del resto dell'estate, ma nell'ultima decade del mese gli interventi di spegnimento da parte dell'Organizzazione Regionale Antincendi Boschivi sono aumentati e si sono anche verificati i primi incendi dell'anno con superficie superiore ai 5 ettari. Gli incendi di agosto risultano in tutto 82 su una superficie boscata stimata in circa 62 ettari, in attesa, afferma la Regione, dei rilievi ufficiali che forniranno le perimetrazioni definitive. Oltre al divieto di abbruciamento, nel periodo a rischio il regolamento forestale della Toscana vieta qualsiasi accensione di fuochi in bosco, ad esclusione della cottura di cibi in brasserie e barbecue situati in abitazioni o pertinenze all'interno delle aree attrezzate, ma anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. In deroga, l'ente competente su ciascun territorio può autorizzare attività di campeggio anche temporaneo e fuochi anche pirotecnici tramite autorizzazioni che contengano le necessarie prescrizioni e precauzioni da adottare per scongiurare il rischio di incendio. La mancata osservanza delle norme di prevenzione, conclude la Regione, comporta l'applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Clima impazzito, l'allarme di Confagricoltura Toscana, danni stimati per il 20% delle produzioni ortofrutticole. Pioggia, grandine e caldo eccessivo hanno colpito le coltivazioni di zucchine e di insalata e ora si teme per la raccolta dei pomodori da sugo. Ancora Elisabetta Guenzi. Bombe d'acqua, grandinate, poi di nuovo sole e temperature oltre la media stagionale. Il clima tropicale è arrivato anche in Toscana, colpendo in modo particolare il settore agricolo e danneggiando circa il 20% dei prodotti ortofrutticoli prodotti dalla regione. A lanciare l'allarme è Confagricoltura Toscana. Questo clima imprevedibile non ci permette di fare previsioni a lungo termine. Il rischio maltempo non è di certo finito, dichiara Antonio Tognoni, presidente della sezione di prodotto ortofrutta di Confagricoltura Toscana. Le forti piogge, fa sapere, hanno colpito soprattutto le zone interne della regione. Le produzioni più delicate, come quelle di zucchine e insalate, sono andate in parte distrutte, spiega Tognoni. Per questo è ipotizzabile che nei prossimi giorni saranno meno disponibili sul mercato, con un conseguente aumento dei prezzi e dei prodotti provenienti dalle altre regioni. Messi a dura prova anche i coltivatori di pomodori. Le piogge hanno provocato un aumento delle malattie fungigene. Inoltre, la raccolta dei pomodori da sugo, che avviene proprio in questo periodo,
potrebbe subire una battuta d'arresto, visto che i macchinari impiegati non possono lavorare sui terreni bagnati, prosegue Tognoni. A beneficiare di questo clima invece il comparto frutticolo. È vero che piogge e grandine danneggiano i prodotti, spiega, ma per quelli che proseguono nel loro processo di maturazione, l'alternanza di acqua, luce e calore regala livelli organolettici di qualità eccezionale. La produzione di pesche, mele e pere, spiega Tognoni, ha un valore tra i 25 e i 30 milioni di euro. È un po' presto per capirne il valore di mercato, afferma, ma la vendita delle mele è partita molto bene, mentre per la pesca ha già registrato un 10% in più rispetto al 2017. Quindi prodotti più buoni, ma in quantità ridotte, i margini di guadagno degli agricoltori, prosegue Tognoni, si riducono sempre di più. Ormai chi coltiva la terra deve fare conti non solo con il mercato e con la burocrazia, ma anche con il cambiamento climatico, così difficile da interpretare, da prevedere, ha concluso. A partire da settembre a Montignoso cambia il calendario di raccolta differenziata nella zona di Cinquale. Scatta infatti il servizio di ritiro e conferimento rifiuti vernale per tutta la parte della città tra il mare e l'autostrada. Per la parte di territorio rimanente invece il calendario rimane invariato. Nello specifico per le utenze domestiche l'organico sarà ritirato il lunedì, il mercoledì e il sabato. Carta, cartone, tetrapack e vetro saranno ritirati ogni 15 giorni, sempre di giovedì. Il multimateriale sarà raccolto il venerdì, mentre l'indifferenziato il martedì. Per quanto riguarda invece le utenze commerciali e balneari, il ritiro dell'organico avverrà il lunedì, mercoledì e sabato. Carta, cartone, tetrapack saranno invece ritirati il martedì, giovedì e sabato. Il multimateriali il lunedì e il venerdì e invece il vetro ogni giovedì e poi l'indifferenziato il lunedì e il venerdì. Tragedia del ponte Morandi a Genova, nuovi obiettivi da perseguire in Parlamento e giudizio sulla nuova amministrazione. Insomma, sono questi gli argomenti trattati dal deputato pentastellato Riccardo Ricciardi ai microfoni di Antenna 3. Lo sentiamo in questa intervista. È stata una tragedia che riguarda tutto il paese, però insomma anche noi della nostra zona che siamo vicini Genova abbiamo molte volte attraversato questo ponte. La posizione del governo io l'ho ribadita in commissione ambiente di fronte al ministro Toninelli, che noi appoggiamo la posizione del governo di procedere alla caducazione della concessione per Benetton e tutti i loro soci, insomma, e per riportare nelle mani pubbliche la gestione del servizio autostrada. È sicuramente un percorso difficile, però la volontà politica è chiara ed è questa. E altri obiettivi portati avanti da quando è stato eletto? Ma diciamo che in Commissione Ambiente stiamo lavorando sulla legge per l'acqua pubblica, sulla quale noi a Massa abbiamo, quando ero consigliere comunale, abbiamo tanto insistito perché in Parlamento si facesse una legge del genere. Ora siamo noi al governo e intendiamo portare avanti quella che è una legge a prima firma d'Aga del Movimento 5 Stelle, che porterebbe di nuovo anche quello, un servizio come quello del servizio idrico, nelle mani dei cittadini. Sappiamo che qui a Massa con Gaia, diciamo, il tema è molto sentito. Noi siamo per portare delle società, non società per azioni come Gaia, a gestire il servizio idrico, ma per rivedere tutto l'intero sistema, e speriamo di arrivarci. Ora a settembre dovremo iniziare con la proposta di calendarizzazione. Parlando di Massa, abbiamo un nuovo governo cittadino. Qual è il suo giudizio sui primi mesi di lavori? Ma io ho visto diversi spot da parte di questa amministrazione. Ora è il momento di governare, non è più il momento di fare post su Facebook dove si fa vedere che per strada c'è dello sporco, che ci sono le buche, che ci sono degrado. Adesso c'è da lavorare e oggettivamente quello che ho visto è appunto una grande operazione spot, e cose che mi inquietano sono le prese di posizione nei confronti di quella che è la lobby
del marmo in questa città, che anche quello noi vorremmo che ci fosse una gestione diversa, che tuteli l'ambiente e tuteli tutta la collettività. Invece, da quello che vediamo, i primi, diciamo, segnali non sono molto positivi. Speriamo che siano solo segnali, però purtroppo ne dubitiamo. Pensiamo che sia davvero una politica che purtroppo continuerà per anni a fare gli interessi di chi si sente possessore delle cave e non di tutti i cittadini. Ci fermiamo adesso per un po' di pubblicità, tra poco. Prima della festa per zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto. E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo zia Pina. L'hanno già noleggiata. Tutti possono rivolgersi a Italnolo. Da giovedì 6 a domenica 9 settembre torna a Carrara Convivere Festival, quest'anno dedicato al tema del lavoro. Musica, cinema, teatro, gastronomia, mostre ed eventi collaterali. Franco Bertolucci, Remo Bodei, Ascanio Celestini, Paola Cortellesi, Filippo Daverio, Gad Lerner, Isabella Aragonese, Beppe Serveglini, Aldo Schiavone e tanti altri. Domenica 9 settembre recital di Uto Ughi, violino, Bruno Canino, pianoforte. Convivere 2018, Carrara dal 6 al 9 settembre. Info www.con-vivere.it. Da Brico Center siamo talmente avanti che pensiamo già all'inverno. Iniziamo stufe a legna, stufe a pellet e poi stufe a petrolio e stufe a biotanolo. Te che vuoi essere previdente, fai la scorta del pellet. Da noi un bancale da 72 sacchi, 352 euro. Approfittane perché l'offerta è valida solo fino a fine mese e non finisce qui. Tantissime altre offerte su misura per te. La mostra Emersioni inaugura domani, quindi domenica 2 settembre, presso l'Infopoint del Museo Carmi di Carrara. Un progetto a quattro menti che nel 2019 sarà ospitato a Fabriano, dove si svolgerà l'annuale meeting delle città creative UNESCO. Ce ne parla Benedetta Del Padrone. Inaugura domenica 2 settembre la mostra Emersioni presso l'Infopoint del Carmi, il Museo Carrara Michelangelo a Villa Fabbricotti, un progetto nato dal dialogo tra l'assessore alla cultura e turismo Federica Forti e l'associazione Oltre, che ha invitato quattro curatori a visitare laboratori che fanno parte di studi aperti e a scegliere le opere di 19 artisti, dando vita a questa mostra che unisce quattro differenti percorsi curatoriali. Filippo Rolla, Oriana Fregosi, Francesco Maria Terzago e Enza Da Vinci sono i nomi dei quattro curatori che hanno dato vita ad Emersioni, un progetto che non troverà la sua fine a Carrara, ma nel 2019 sarà ospitato a Fabriano, dove si svolgerà l'annuale meeting delle città creative UNESCO. Ho voluto fare in modo che da un progetto ne nascesse un altro, dichiara l'assessore Forti, spiegando la nascita informale della mostra. Una chiamata ai curatori d'Italia e una giuria che ha scelto i vincitori tra questi, i quali hanno soggiornato a Carrara durante studi aperti col compito di esplorare i laboratori e a loro volta selezionare gli artisti. Ed ora, in concomitanza con l'edizione del Festival Convivere, a tre mesi dall'apertura del Museo Carmi, si inaugura il frutto di questa ricerca a quattro menti. Una mostra all'interno dell'edificio nato come appendice del Museo Carmi, che avrà modo di essere apprezzato anche fuori provincia. Da Rio Magno, nell'Alta Versilia, alla foce del Frigido di Marina di Massa, l'installazione galleggiante del fotografo apuano Luca Romano e di Monica Del Carlo racconta con ironia il dramma dell'organizzazione aziendale e più in generale spinge alla riflessione sulle tematiche del mondo del lavoro. Laura Salvatore. È ormai una collaudata installazione, quella galleggiante del fotografo apuano Luca Romano.
L'idea di far galleggiare nell'acqua grandi pannelli illuminati è del 2011. La sede, il Festival Fotografico di Rio Magno nell'Alta Versilia, in collaborazione con Monica Del Carlo. Le installazioni galleggianti di Romano da Rio Ironia a Piccole Canaglie emergono, da Rosso Donna ad Acqua Viva, raccontano le tematiche più attuali come la violenza contro le donne o l'alluvione che piegò la Versilia nel 96. Quest'anno il tema è quello del mondo del lavoro e della realtà occupazionale. L'approccio è ironico, anzi ai limiti del grottesco, nel racconto fotografico che sovverte l'organigramma aziendale, simulacro della struttura gerarchica, e lo trasforma in un organidramma in cui a pagare il carico di lavoro sono i gradini più bassi dell'azienda, operai sommersi, è proprio il caso di dirlo, da una tale quantità di procedure da espletare che affogano tra formalità e meccanismi faraginosi. Nella moltiplicazione delle figure di controllo e potere, l'operaio, l'addetto, a cascata pagano il dramma aziendale di un'organizzazione che si inchina al profitto e lascia annaspare la persona. Il photoshooting dell'installazione di Luca Romano, realizzato in collaborazione anche quest'anno con la fotografa Monica Del Carlo, si è svolto al Bagno Maloa di Marina di Massa. Ed ora andiamo a vedere chi sono i festeggiati di questo primo giorno di settembre. A partire dal 3 e fino al 20 settembre le strade provinciali 9, quindi Carignano e 56 Giucano, sono interessate da una modifica della circolazione veicolare. Lo prevede un'ordinanza del settore viabilità della provincia di Massa Carrara che istituisce in entrambe le strade un senso unico alternato con orario dalle 6 alle 19 e la possibilità anche di brevi interruzioni. L'ordinanza si è resa necessaria per consentire l'esecuzione di lavori di sistemazione dei piani viari. La società Gaia comunica che mercoledì 5 settembre dalle 9 alle 12 e comunque fino al termine dei lavori, a seguito di interventi di riparazione sulla rete idrica del comune di Massa, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile in via Ghirlanda e zone limitrofe. Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà comunque lasciando scorrere l'acqua per breve tempo. I lavori potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi. Ed ora vi comunico che è stato anche prolungato il codice giallo su tutta la Toscana, quindi allerta meteo per rovesce temporali e conseguente rischio idrogeologico e idraulico fino alla mezzanotte di domani, quindi domenica 2 settembre. Ad emettere questo avviso la sala operativa della Regione Toscana. Permane infatti in questo fine settimana la circolazione depressionaria che interessa la nostra penisola e anche la nostra regione, confermando le condizioni di marcata instabilità, possibili anche temporali, anche domani e infine anche colpi di vento e grandinate. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto, quindi il nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Adesso vi lascio con Paolo Lunini e tutti gli aggiornamenti meteo e quindi la rubrica Meteo Weekend. Buon proseguimento e arrivederci. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare.
Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento del fine settimana con la meteorologia. Ci avviamo ormai al termine dell'estate 2018 dal punto di vista meteorologico. Infatti, come abbiamo detto più di una volta durante le nostre puntate, le stagioni meteorologiche iniziano 21 giorni prima rispetto a quelle astronomiche. Quindi il 1° settembre daremo ufficialmente il via all'autunno meteorologico. Ebbene, questo passaggio di consegne corrisponderà anche ad un peggioramento con l'arrivo, lo vedremo durante la puntata, di aria più fredda ed instabile dal nord Europa. Quindi una estate, quella 2018 dal punto di vista climatico, sicuramente calda con temperature superiori alla media, ma interrotta frequentemente, a dispetto ad esempio di quella 2017, da passaggi instabili e da temporali che molto spesso dalle aree montuose hanno sconfinato anche verso le zone pianeggianti e costiere. Ed ecco evidenziato dal nostro quadro sinottico il peggioramento che darà inizio all'autunno meteorologico. Vediamo infatti un fronte di aria fresca in discesa dal nord Europa, dal Mare del Nord, che sul Mediterraneo ed in particolare sul Golfo Ligure creerà per qualche ora, nelle prime ore di sabato, una circolazione depressionaria che quindi determinerà maltempo su molte regioni del nord-ovest, inclusa la nostra zona tra Levante Ligure ed Alta Toscana. Poi nelle ore a seguire, comunque entro domenica, questa area di bassa pressione tenderà ad allontanarsi verso est, quindi determinando un miglioramento ma richiamando anche dell'aria più fresca e quindi avremo un calo abbastanza deciso delle temperature che temporaneamente tra domenica e lunedì si porteranno al di sotto delle medie del periodo. Passiamo adesso alla previsione nel dettaglio per domenica, una nuvolosità variabile infatti. Se è pur vero che avremo l'allontanamento dell'area di bassa pressione, correnti ancora piuttosto fresche in quota potranno rinnovare degli episodi di instabilità. Nel dettaglio, al mattino avremo delle schiarite localmente anche ampie lungo la costa e sulla bassa lunigiana, in montagna invece ritroveremo degli addensamenti intensi, soprattutto in Appennino, dove potranno verificarsi, lo abbiamo evidenziato, delle deboli piogge lungo il crinale e soprattutto nel versante emiliano. Nel pomeriggio, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio, temporanea recrudescenza dell'instabilità, quindi assisteremo alla formazione di nubi cumuliformi in prossimità dei rilievi, associate a dei brevi acquazzoni che localmente potranno anche sconfinare verso le zone pianeggianti adiacenti, ma comunque dei fenomeni a carattere sparso e di breve durata. Entro sera poi un definitivo miglioramento con cessazione dei fenomeni ed ampi rasserenamenti ovunque, in un contesto di atmosfera limpida e quindi una ottima visibilità. Le temperature saranno in ulteriore calo fino a portarsi, abbiamo detto, al di sotto delle medie, quindi un clima ventilato e piuttosto fresco, le massime in pianura difficilmente supereranno i 24-25 gradi. Lo zero termico nelle ore centrali della giornata è intorno ai 3000 metri, quindi farà decisamente fresco in montagna. Venti dai quadranti settentrionali, quindi tramontana, deboli o moderati, ma con delle residue raffiche al mattino nelle vallate della Lunigiana poste allo sbocco dei passi appenninici. Per concludere, il mare, generalmente poco mosso sotto costa, ancora mosso invece al largo. Prima di concludere, diamo come di consueto uno sguardo alla tendenza per i giorni successivi. Bene, almeno fino a metà settimana, quindi mercoledì, giovedì, una graduale rimonta dell'alta pressione determinerà un miglioramento con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle zone pianeggianti e costiere. In montagna invece potranno attardarsi degli annuvolamenti intensi, al momento più probabile nella giornata di martedì, quando nelle ore pomeridiane non è nemmeno da escludere qualche breve acquazzone su Apuane e soprattutto Appennino, ma fenomeni comunque di scarsa consistenza e di breve durata. Le temperature saranno in ripresa nei valori diurni fino a riallinearsi alle medie, quindi un clima gradevole con massime in pianura attorno ai 26-28 gradi. Farà invece ancora piuttosto fresco al primo mattino, specie nelle zone interne e nei fondovalli, quindi avremo una marcata escursione termica giornaliera che comunque è tipica del mese di settembre, in generale dei mesi di transizione. Bene, per il momento ci fermiamo qua, ovviamente tutti gli aggiornamenti potete trovarli all'indirizzo internet www.meteoapuane.it. Non mi rimane che augurarvi una buona serata e un buon fine settimana.
Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo!